Questo weekend due giorni di festa organizzati dalla Proloco di Riverolo, veramente tanto entusiasmo e partecipazione. Sì, un nuovo grande evento organizzato dalla Proloco della città in onore alla tappa di partenza del Giro d'Italia. E la Proloco di Riverolo ha organizzato questo evento molto particolare, l'estemporanea di forgiatura, con dei maestri forgiatori che provengono anche da altre regioni, anche dall'estero, dal Giappone, e realizzeranno questa bellissima scultura in ferro battuto che poi sarà donata alla città di Riverolo. È un grande rientro delle attività della nostra Proloco dopo 2 anni di sospensione per la pandemia, e in linea con quanto sta accadendo in tutta la provincia di Torino. E in qualità di presidente provinciale dell'Unione delle Proloco sono veramente felice che ci sia stata una grande ripartenza in tutte le nostre piazze e si sia tornati a poter finalmente promuovere, come ci si aspetta dalle nostre associazioni, i propri paesi. Riverolo città di tappa, non soltanto la Proloco di Riverolo ha organizzato appunto degli eventi in attesa, ma anche l'Umpli che ha organizzato Mordi il Giro per il 21 al 22 maggio. Sì, l'Umpli Piemonte, il comitato delle Proloco piemontesi, ha avuto questa idea di mettere insieme le Proloco che fanno parte delle città di tappa, le Proloco italiane, delle città di tappa italiane per il Giro d'Italia, e quello che si porta a Riverolo è una prima volta. L'intenzione sarebbe di riproporre annualmente questo grande evento in tante altre città italiane. Con il presidente regionale Fabrizio Ricciardi e unitamente a tutti i comitati provinciali del Piemonte avremo uno stand istituzionale dove promuoveremo i prodotti tipici, le eccellenze enogastronomiche del nostro Piemonte, e ospiteremo altre 4 regioni italiane, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e le Marche, che a loro volta porteranno tutta una serie di piatti e prodotti tipici che saranno da degustare e da vendere, tutto finalizzato alla promozione dei territori. È stato, diciamo, un grande sforzo organizzativo che abbiamo ritenuto però meritevole di patrocinare. Anche le altre province piemontesi porteranno le loro eccellenze, andiamo dai vini tipici ai prodotti deco delle varie province del Piemonte, quindi avremo vini, avremo biscotti, torte, salumi, formaggi, dolci, miele, tutto ciò che le nostre aziende agricole di eccellenza preparano solitamente per le sagre di qualità delle nostre Proloco atterreranno a Riverolo. È un momento importante perché l'Umpli Piemonte da sempre si impegna anche a fianco della Regione Piemonte per portare avanti dei protocolli di qualità per le nostre sagre. La nostra filosofia è quella del chilometro zero, quindi di promuovere le nostre aziende e
di promuovere il circolo dal produttore al consumatore. E poi ovviamente c'è la promozione turistica delle nostre città, le nostre associazioni hanno molto spesso gli uffici turistici in gestione, collaborano con le amministrazioni comunali per organizzare eventi, promuovere i territori, quindi daremo un assaggio di quello che sono le nostre capacità organizzative.